Buonasera, benvenuti ragazzi. Alcuni di voi mi hanno conosciuto stamattina, altri mi conoscono adesso. Con voi io farò tutti gli incontri di pomeriggio con gli esperti del mondo del cinema, con gli attori, con i registi, con i produttori, ma anche come i personaggi che adesso stiamo per incontrare, ovvero per tutti coloro che sono dietro la macchina da presa o lavorano alla post-produzione di un film. Ho il piacere, e a me fa veramente piacere, che loro abbiano accettato il nostro invito, l'art director di Technicolor e l'art director dell'agenzia Interno Zero. Li inviterei qui sul palco perché con loro parleremo. Con loro, come stavo dicendo, parleremo un po' di tutta quella che è la fase di azione, no? Sì. Di un trailer, dei titoli di testa, dei titoli di coda, o nel caso di Maurizio, dei locandina, dell'immagine che poi è portata dappertutto e delegata al film, no? Allora, vi presento quindi Francesca Di Gianberardino. Ciao a tutti. E Maurizio Ruben. Io vi lascio quindi ai loro discorsi, hanno delle immagini da farvi vedere, esco e vi lascio il posto. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, Maurizio Ruben di Interno Zero Comunicazione e Francesca di Technicolor. Allora, noi abbiamo un'ora per spiegarvi un po' di cose, per farvi entrare nel mondo del cinema, ma dopo che il film è stato girato, quindi poi post produzione, titoli di testa, titoli di coda, locandina e campagna di comunicazione in generale. Ci sono due società, Interno Zero e Technicolor, che lavorano solitamente nel mercato italiano in modo autonomo. Noi ci siamo, abbiamo fatto questo sodalizio, questo incontro per poter cercare di invece di lavorare insieme e quindi trovare una linea e una strategia di comunicazione che fosse unica. Cioè, quello che vi volevamo spiegare, ragazzi, che molte cose che fanno parte del corredo di un film vengono fatte da società diverse. Questo normalmente è un tema che si svolge in questo modo in Italia. All'estero fondamentalmente questa operazione viene fatta un po' diversa e in questo momento storico cominciamo a vedere dei grandi agreement tra le varie aziende. Ecco perché vedete due società che tra virgolette lavorano in due momenti anche diversi, che stanno qui a presentarvi forse un progetto, forse un ideale, come tutti gli ideali vostri. Io credo che voi siete giovani ed è giusto che avete dei grandi ideali, e quindi siccome per noi questa è un'idea che ci piaceva condividere veramente prima con tutti voi che forse siete il futuro, e quindi iniziamo un po' a fare una carrellata di quanto vi volevamo raccontare. Allora, non è facile anche per noi, perché noi facciamo un altro mestiere, non facciamo noi, però quindi insomma cercate di seguirci. Allora, noi dobbiamo facciamo degli incontri con, vorrei la prima slide. Allora, questa è la presentazione della nostra società Interno Zero Comunicazione, Giorgio Veloce con Technicolor. Allora, Technicolor intanto è una multinazionale e volevo dire due parole, spendere due parole su Technicolor. È una delle società che si occupa da tanto tempo del cinema, e vi voglio dire un aneddoto abbastanza carino. Technicolor nasce su un treno dove una famiglia, un marito e una moglie decidono in qualche modo di mettere in piedi un laboratorio di sviluppo e stampa per star vicino al cinema, ai loro clienti. Questa è una post-produzione che tra virgolette girerà il mondo, ma avrà un valore aggiunto che improvvisamente alle immagini porterà il colore. Ecco da qui il sistema Technicolor, e nel cinema finalmente vedremo le immagini a colori. Quindi questo è l'inizio di Technicolor.
che poi Technicolor è una realtà veramente internazionale. Interno Zero è una realtà da 25 anni nel mercato italiano, lavoriamo anche con l'estero, però principalmente ci occupiamo di comunicazione per il cinema, questo è il nostro core business. E facciamo, abbiamo fatto più di 500 manifesti per il cinema con reti italiani e stranieri. Queste due società, vai Giorgio con la slide, bravo. Quindi Interno Zero si occupa di creatività, advertising, affissione, campagne di comunicazione, web design e marketing, cioè tutto quello che è la comunicazione che ha a che fare con una immagine che sia rappresentativa per il film, oppure con una linea di comunicazione. Technicolor, Francesca. Sì, diciamo che ci occupiamo di tutta la parte inerente di DVD, alla titolazione, alla creazione di titoli di testa nei film. Cosa potete notare in tutto questo? Io vi prego di farci domande, perché a volte per noi è anche un po' difficile raccontarvi tutto questo, che se voi pensate a tanti film italiani, notate una sovrapposizione, una differenziazione tra i titoli che normalmente vedete al cinema. Sulla locandina siete abituati a vedere un altro titolo, vedete poi il DVD e vedete un'altra immagine. Ecco. Solamente, scusami Francesca, solamente pensate al titolo di testa del film, quando compare, quando il film inizia, spesso in Italia non è lo stesso sempre. Che compare sulla locandina. Questo perché? Perché c'è appunto due società che lavorano in modo autonomo e non si relazionano fra loro. Il nostro intento è proprio quello di dire: ci sono due società che si intersecano nell'ambito del processo produttivo, quindi facciamole comunicare insieme prima, in modo da decidere insieme una strategia che sia unica per le linee della comunicazione, per i font da usare, per il logotitolo, per la diciamo anche colonna sonora, per gli spot, per il trailer, per il web marketing, cioè riuscire a coordinare tutta la comunicazione con un messaggio che sia unico. Questo è il nostro intento. Non è facilissimo, perché in Italia appunto lavoriamo in modo separato. Scusa che ti interrompo, io volevo dire una cosa: se voi pensate a un film e pensate chi è il protagonista del film, è il film stesso, e quindi più la comunicazione di questo film è una comunicazione integrata, più noi facciamo un buon servizio al film. Quindi l'intento è quello di cercare, siccome in questo momento, voglio dire, il mondo del cinema è completamente cambiato, stiamo assistendo agli ultimi due anni di storia del cinema, dove siamo passati da quello che era lo sviluppo stampa della pellicola all'era del digitale, definitivamente all'era del digitale. I grandi laboratori di sviluppo e stampa nel mondo stanno chiudendo, ma ci troviamo di fronte a dei problemi fondamentali da affrontare. Il primo problema è la sicurezza dei contenuti, la sicurezza dei materiali, il fatto che in internet oggi possiamo accedere tutti e tutti possiamo inserire delle cose, questi materiali vengono a volte buttati, diciamo, nella rete in maniera inconsulta, creando dei grandissimi danni a gente che ha lavorato veramente seriamente per il proprio film. Non a caso a volte capitano film che noi troviamo prima in rete che escano al cinema, e questo è veramente un furto all'immagine e un furto al lavoro di persone che per anni pensano al loro progetto, al loro prodotto, lo amano, lo sognano, e quindi questa cosa, la sicurezza è un tema molto grande. L'altro problema enorme che abbiamo da affrontare quotidianamente è il numero di delivery che ci troviamo ad affrontare sul prodotto, cioè sono sempre di più. Il cinema prima eravamo abituati a consumarlo all'interno di una sala, oggi abbiamo, non so, gli spot televisivi, gli spot TV, abbiamo le brochure, abbiamo tutta una serie di, un corredo enorme intorno a quel film. Tutte le piattaforme internet i lanci che vengono fatti, i promo all'interno delle televisioni che sono promo differenziati, e questa operazione
alla fine ci fa pensare che il nostro film, se io vi dicessi dei titoli famosi, forse a livello iconografico nessuno di voi riesce in qualche modo a ricordare come era fatto quel titolo. Se io vi dico Harry Potter, voi tutti sapete com'è l'immagine di Harry Potter, e questo è una penalizzazione per il cinema italiano. E quindi andiamo avanti, insomma, intorno a questa breve introduzione che vi vogliamo fare, proprio per farvi capire come sia importante che ci sia, diciamo, un meeting nella pre-production, un meeting creativo, dove è proprio lì che il titolo deve nascere e non morire, ma proseguire nel tempo. Infatti da lì sinergia fra le società, e quindi rapporto fra tutte le società che lavorano alla post-produzione film con le proprie competenze, e linea di comunicazione unica, cioè significa appunto un'immagine che poi può essere adattata su tutti i supporti, ma che dà sempre la stessa sensazione, le stesse cromie, la stesso font, insomma, che rimandi proprio a quella iconografia. Andiamo avanti. Allora, cosa succede? Ci chiama la casa di distribuzione, o la casa di produzione, o il regista anche a volte. E quindi ci mettiamo seduti dopo aver visto il film, solitamente, a volte anche senza aver visto il film se c'è una fretta, ma diciamo che quello è un altro argomento. Altro tema. Vediamo il film, ci facciamo un'idea delle sensazioni, delle atmosfere, delle sensazioni, e si fa un incontro con la casa di distribuzione, con il direttore marketing, che decide il posizionamento del film, il target. Il direttore commerciale decide l'uscita, la data di uscita fondamentale, che poi molto spesso slitta a secondo delle altre uscite del mercato italiano, e l'ufficio stampa che divulgherà ai giornali, alle riviste, la cartella stampa con le immagini e con il manifesto, locandina, trailer, eccetera eccetera. Ragazzi, noi diamo per scontato che ci seguite. Se qualcuno ha bisogno di fare domande, basta che alzate la mano e vi rispondiamo, perché a volte forse parliamo in maniera un po' tecnica e ho paura. Esatto. Che ecco, grazie. Siccome noi siamo a vostra disposizione, quindi assolutamente si alza la mano, veniamo lì, ci dite problematiche, cose che non capite, e noi continuiamo. E noi, l'agenzia in questo caso Unica, si mette seduto con il direttore creativo, il graphic design, l'art director, digital art director, che è quello che seguirà il trailer, la titolazione, diciamo degli spot web virali o quant'altro, e il montatore del trailer, che dovrà fare il trailer. Dall'altra parte c'è la casa di produzione con regista e produttore. Allora, questo è diciamo il tavolo in cui più o meno si fa un primo briefing del film, le sensazioni, il film è una commedia, si cerca di individuare il target, il genere e che atmosfera dare a tutta la comunicazione. Andiamo avanti, che cosa c'è? Allora, che cosa si decide in quel meeting? Si decide la data di uscita, appunto, il numero di copie, è importantissimo, perché se un film esce con 600 copie è un bel titolo che coprirà l'intero territorio. Se esce con 50 copie ci sarà presente nelle grandi città, in provincia un po' meno, e quindi voi diciamo potrete trovare il film o trovarlo in una sala solamente della vostra città. Anche il discorso delle copie in questo momento è una grande variabile, nel senso che da una parte noi abbiamo le copie che un po' determinano e determineranno l'importanza del film, ma d'altro canto anche le sale si stanno attrezzando in maniera diversa, e se voi vedete sui film di nuova uscita le copie sono molto meno, perché sono salite le DCP. Cos'è una DCP? È un sistema, diciamo, digitale
che dà un formato che può essere in sia in 2D sia in 3D stereoscopico, e sono, diciamo, i film che noi vediamo su chiavetta e in qualche modo legati a dei codici che hanno le sale cinematografiche. Da una sede centrale vengono sbloccati i codici e voi avete la possibilità poi di fruirne al cinema. Quindi anche il discorso delle copie in questo momento sta cambiando. Calcolate che il grande numero di copie che venivano fatte fino a 2 anni fa, in questo momento sono in forte calo. Poi c'è, chiaramente, abbiamo detto il numero di città, che è anche quello, insomma, deriva dalle copie, e il budget pubblicitario, cioè quanto si spende per quel film, e quindi quanta affissione, cartelli stradali con il manifesto e la locandina, quanto budget c'è per promuovere il film. Il marketing decide la data di uscita, appunto fondamentale, il pubblico di riferimento, cioè a chi quel film si rivolge, ragazzi, mezza età, o donne, piuttosto che, insomma, si cerca di individuare un target possibile. Pianificazione dei mezzi significa cosa facciamo, che pubblicità facciamo? Facciamo la fissione? No, facciamo solamente il web. Allora sul web vedrete sui banner o le skin di Repubblica o di My Movies con la pubblicità del film. Tono della comunicazione è il tono della comunicazione, cioè come sarà? Sarà una cosa che darà una sensazione di un film d'avventura, oppure di una commedia, oppure un dramma? Guardate che l'importanza della comunicazione su un film in realtà, tra virgolette, supera quasi il film stesso, nel senso che voi pensate quante volte vedendo un manifesto siete entrati al cinema e quante volte vedendo un teaser avete detto bah, questo è il film per me. In realtà, voglio dire, questo viene confezionato in una maniera tale per cui l'utente ha la possibilità di vedere il meglio che in qualche modo si è deciso, che può essere una parte, voglio dire, che privilegia un'altra, nel senso che magari abbiamo un film di avventura e poi, voglio dire, come comunicazione lo vogliamo far uscire con un film d'amore, no? Questo è proprio è studiato quasi a tavolino, in qualche modo, come tipo di operazione che viene fatta intorno al film, ed è quello che poi in qualche modo determinerà la riuscita di quel film, perché una parte noi andiamo a vedere perché c'è l'attore che ci piace, il regista che conosciamo, però ricordatevi che l'aspetto, voglio dire, di immagine, secondo me ha un ruolo, non secondo me, ma insomma ha un ruolo fondamentale rispetto a quello che poi sarà il pubblico delle sale. La comunicazione che cosa fa? Interpreta interpretazione creativa dell'informazione commerciale di marketing, mette insieme le informazioni e decide l'idea creativa del manifesto, di tutta la post-produzione titoli, ideazione della campagna di lancio, e da lì si farà il poster, quindi manifesto. Trailer. Il trailer può essere un teaser trailer, o un teaser trailer significa un'anticipazione del trailer, o anche un teaser poster, per esempio ci stanno dei poster che non sono ancora il manifesto ufficiale, ma sono delle anticipazioni di quel manifesto, di quel film. Tutta la campagna web e la declinazione sui diversi mezzi, quindi affissioni e quant'altro, abbiamo parlato prima. Questo è più o meno l'aspetto generale. Andiamo con l'altra slide. Qui c'è la presentazione di quello che abbiamo fatto, e poi ci sarà uno showreel di Technicolor. Prima di questo io vorrei al limite vediamo i due showreel, così vi fate un'idea di quelle che sono le nostre professionalità, e poi direi che potete scatenarvi in domande e quant'altro, e speriamo, fatelo senza timore, perché siamo qui apposta. Allora, Interno Zero poster, gli ultimi poster fatti da Interno Zero,
Andiamo rapidamente, il volto di un'altra, Papi Corsicato, Luigi Locascio, su Rai, questi sono in affissioni nelle grandi città, ancora adesso. Allora, qui ci sono gli ultimi film di Giorgio Diritti, Roberto Andò, vediamo di andare rapidi perché sono parecchi, Il Rosso e il Blu, qualcuno forse... Ragazzi, io sono cose che ha fatto Maurizio, quindi, però vi vorrei invitare ogni tanto, quando vedete le locandine, che è una cosa importante, non guardate sempre soltanto l'immagine per quello che è e per quello che ci dà, ma io vi invito, perché so che voi poi un giorno farete anche questo, di spingere la vostra fantasia e di cercare di capire perché è stata fatta quell'immagine, ma soprattutto quali sono le cose che sono state usate, perché vediamo un certo tipo di carattere, un certo tipo di colori su questo manifesto, e provate ad andare nel dettaglio. Perché, ragazzi? Cioè, non chiudete gli occhi e prendete questa cosa tanto per vederla. Ci sono professionisti che studiano il perché abbiamo il lettering in un certo tipo, perché abbiamo un certo tipo di immagine, e questa è un'operazione importante, che poi è un'operazione che vi tornerà utile nella vita come tipo di cosa. Andiamo avanti. Sono tutti film, diciamo che noi come core business lavoriamo molto sui film d'autore, quindi su un certo tipo di regia. Non abbiamo le commedie, cioè lavoriamo in generale con un film di un certo tipo, quindi probabilmente sono anche film che avete visto poco. Andiamo avanti. Localizzazioni, che vuol dire localizzazioni? Vai con la slide. Allora, le localizzazioni sono la traduzione del manifesto originale nel territorio italiano, cioè ci arriva l'artwork originale americano, francese o di qualsiasi nazionalità estera, e viene mantenuta l'immagine, quindi la comunicazione generale, e viene tradotto solamente il titolo e il billing, che sarebbe la parte scritta dei crediti che stanno sotto. E questo è un lavoro che viene fatto anche soprattutto sui film americani, dove le distribuzioni internazionali, la Fox o la Warner o la Sony, decidono che quella deve essere l'immagine per tutto il mondo, quindi vedi Harry Potter o qualche altro titolo importante. Quindi le localizzazioni sono red lights, queste sono dei poster originali che sono stati tradotti in italiano. Anche questi. Andiamo avanti. Qualche vecchio titolo, ma insomma abbastanza importante. Qui ci sta una categoria di poster premiati, abbiamo avuto dei riconoscimenti, ve li facciamo vedere, sono anche dei manifesti importanti. Caro Diario, Strane Storie è un film vecchissimo, però ci piaceva l'immagine, quindi surreale. Nanni Moretti, andiamo avanti. Marco Bellocchio, Paz, Pani e Tulipani di Soldini, Sorrentino il Divo, siamo molto affezionati a questa immagine, Caos Calmo, anche qui vedete come poi diciamo l'icona del manifesto rimane come accompagno al film anche dopo qualche tempo, perché quella è l'immagine che rimane nella memoria oltre al film chiaramente. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Abemus Papam, I primi della lista, un film molto carino che pochi di voi hanno visto, immagino, perché l'hanno visto pochi in generale. E questo è l'archivio che diciamo una parte dei manifesti che abbiamo fatto. Rapidamente, Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordano e Fratelli Taviani,
qualche manifesto di adattamenti stranieri. Molto spesso arrivano dei film stranieri con un manifesto originale che però alla distribuzione italiana non piace, quindi ci viene chiesto di interpretare nella versione italiana il film, e quindi si crea anche per film stranieri, si creano dei manifesti prettamente italiani. Questo che voi vedete è comunque il frutto di tante bozzetti, di tante proposte, cioè per arrivare, voglio dire, a un manifesto il lavoro è molto grande. Grandissimo. Cioè, è un lavoro letteralmente infinito per arrivare poi a quella che sarà l'immagine, emblema di quel film. Vabbè, continuiamo. Continuiamo rapidamente, Gianni e le donne, qualche veloce, Giorgio che abbiamo, Viva Zapatero, vabbè, da Guzzanti, questi film che sono d'autore, veloci, Bella Addormentata, Marco Bellocchio, Buongiorno Notte, insieme sempre Bellocchio, I Cento Passi, sempre Giordana, Ermanno Olmi, Come te nessuno mai, qualcuno l'avete visto? Sì. Rispondete, siete vivi? Ottimo, oh. Ok. Dancer in the Dark, Muccino, Sabina Guzzante, Dracula, andiamo avanti. The Millionaire, sì. Gente di Roma, no. Gomorra, Pranzo di Ferragosto, sì. Come no? Vai. La meglio gioventù. Questi sarà difficile, credo. Beh, La meglio gioventù però vale la pena, ve lo consiglio. Gli altri sono un po' più difficili. Dico, sono Draga, insomma, film d'autore molto come in cinema, non è mai. Niente paura, Ligabue, sì. Mio fratello è figlio unico, sì. Nudisti per caso, no. Ah, bravo. Soliti sospetti? Da vedere, ve lo consiglio. Fine, questa è la nostra più o meno. Direi showreel di Technicolor. Aspetta che un attimo devo dire due parole sullo showreel. Allora, adesso vedrete uno showreel dove ci sono titoli di testa di italiani, e poi c'è un lavoro particolare che forse siamo unici in Italia a farlo, ma anche nel mondo sono pochi che fanno questo lavoro. Questo lavoro si chiama il versioning. Qualcuno di voi sa che cos'è? Non credo. Allora, normalmente mi viene portato un film, diciamo, che adesso vedrete i titoli più o meno sui quali lavoriamo, e di questo film io ho solo il titolo, lo vedo così come voi vedete al cinema i vostri titoli, e mi viene richiesto in che tempi un titolo esattamente identico, fatto nella stessa maniera, fatto con le stesse proporzioni, con la ricreazione del logo per tutto il mondo, a seconda di quanti paesi praticamente viene stampato questo film. Adesso vi faccio vedere questo showreel e poi mi dovrete fare qualche domanda a voi, perché vi spiegherò questo lavoro, perché è veramente un po' particolare. Puoi andare. Questo è Alice nel Paese delle Meraviglie, reale di Matteo Catrone. Questi sono i titoli di coda. Green Lantern. Il titolo è esattamente identico. Diaz. Le Hobbit. Questo è Le Hobbit per il mercato asiatico. Step Up. Questo film deve ancora uscire, quindi prego di non mandarlo in onda. Tron in cirillico, Yogi,
Yogi abbiamo fatto 12 versioni. Gaul. Harry Potter. Bene, bello. Harry Potter. È nata una star. Agab. E qui c'è la creatività dei titoli. Pirati dei Caraibi, ti stimo fratello, la furia dei titani, Real Steel. Questo è un altro film che uscirà tra breve. Viaggio al centro della Terra. Tutto questo viene riscritto e ridisegnato esattamente come l'originale. La nostra vita, e qui abbiamo proposto per la prima volta dei titoli di coda che non viaggiassero in maniera orizzontale. L'Age della Ragione. Questi invece è I Pirati dei Caraibi, però i titoli in coda. Green Lantern. Scialla. Abbiamo ricreato proprio tutto il font con Francesco. Conjuring deve ancora uscire. Frank Winnie. E questo, adesso attenti a quello che vedete, perché è lo stesso titolo. Questo deve uscire. Complimenti. Io... Ecco, quindi insomma avete capito che è un lavoro un po' particolare, è un lavoro di grande attenzione, è un lavoro fatto sul dettaglio, è un lavoro dove tutti noi possiamo imparare in maniera magnifica un software, ma bisogna trovare un modo per ragionare, per trovare un metodo. Non è sufficiente imparare, avere diciamo la possibilità di essere bravissimi in Photoshop piuttosto che in After Effects, ma la cosa importante è che noi riteniamo questi dei mezzi e che al centro di tutto secondo me ci siamo noi stessi con il nostro cervello, con la capacità di guardare. Cioè la grande difficoltà di questo tipo di lavoro, che sembra non essere un lavoro creativo ma quasi un lavoro artigianale, è invece creativo perché è tipico italiano. Cioè noi siamo un popolo che storicamente è un popolo di artigiani, è un popolo abituato ad amare i dettagli, a curare le cose, ad accarezzarle. Questo è il lavoro del versioning. Calcolate che quando noi facciamo un titolo non sempre abbiamo praticamente dai vari paesi il logo come dovrà essere, ma siamo noi che lo inventiamo, tale per cui l'occhio può leggere Harry Potter in inglese, come può leggerlo in cirillico, come può leggerlo in thai piuttosto che in cinese, ma la sensazione deve essere sempre la stessa: sto vedendo Harry Potter. E certo. Quindi è un lavoro importante, non ci mandano nulla. Ecco perché io vi dico: imparate a guardare i dettagli. Quei dettagli un giorno usciranno nella vostra testa e faranno di voi dei creativi. Non sempre, voglio dire, chi fa questo lavoro è gente che ama stare davanti le quinte. Per me è una grande difficoltà stare qui. Ho piacere di stare qui perché ho piacere di parlare con voi e sapere che un giorno ci sarete voi vicino a noi.
Però quello che io penso sicuramente è che è complicato capire quelli che sono i meccanismi che sono dietro tutta questa cosa, però è qualcosa di affascinante. Meraviglioso. Di meraviglioso. E un'altra cosa, una piccola cosa, il lavoro solitamente è un lavoro di tante teste, non è il lavoro di uno solo, è un lavoro che più si mettono insieme le professionalità, più si coordinano insieme le competenze e meglio il lavoro viene, perché lì metti insieme chi è bravissimo a fare i trailer, chi è bravissimo a fare il web, chi è bravissimo a fare la cosa importante, la musica. La cosa importante è la linea di creativa e di comunicazione unica, che sia quella definita, importante, e tutti seguono quella linea. Allora viene fuori un prodotto, diciamo, coordinato al 100%. Tra l'altro voglio dire, in questo momento ci sono sempre meno fondi nel cinema. Quindi voglio dire che quello che viene fatto deve essere fatto con criterio. E io so che per voi è un momento, diciamo, storicamente molto difficile come accessi e anche come, voglio dire, formazione. Qui c'è un problema molto grande. E, però quello che io vi dico è che dovete essere sempre molto attenti, perché di scuole ce ne sono tante, alcune scuole non sono serie, alcune scuole vanno in qualche modo osservate in maniera attenta, ci sono però tanti che lavorano in modo serio e tanti che potranno preparare quello che è il vostro futuro in tutti quelli che sono gli aspetti, perché poi sono tanti, tantissimi. Io mi rendo conto, sto sempre con i giovani, ho sempre tanti ragazzi stage da me, mi domandano: ma io come farò a fare questo lavoro? E intanto il lavoro è già iniziato, se state qua è già iniziato, vuol dire che già nella vostra testa un barlume di tutto questo c'è. E quello che io vi dico è che è molto importante guardare, è molto importante vedere ogni volta con occhi nuovi. Io vi dico che c'era un personaggio molto antico, ogni tanto attingo questa sua frase, Seneca ci diceva: il futuro è già presente. Io penso che è così, cioè noi stiamo già nel futuro e ogni giorno lo dobbiamo vivere come che stiamo entrando, ma già ci siamo dentro al futuro, e questo è il vostro futuro. Quindi siete tutto sommato, secondo me, già all'interno di un meccanismo, però non vi distraete mai, questo è un po' il mio consiglio. Beh, anche la loro presenza qui è importantissima, perché è anche questo è cinema, Domande? Nessuna domanda? Come si fa un manifesto, che programmi si usano, quante foto si hanno, quante prove si fanno, quanto tempo? Ecco una domanda. Chiedevo a lei, ma avete detto che dovete fare un versioning per ogni paese del mondo. Voi fate non tutti, a seconda del film e dell'importanza del film. Calcola, il numero maggiore è stato Harry Potter con 24 versioni. 24 versioni sono tutti dei paesi con una cultura occidentale? No. Sono paesi con delle culture che non sono occidentali? Sì. Quindi voi fate una ricerca storico-culturale riferita a questi paesi? No. Per avere un'idea di come possono leggere ogni simbolo? No. O vi basate sulla nostra cultura per dare... Allora, intanto ci basiamo sulla nostra cultura, nel senso che ti spiego. Noi in quel caso non inventiamo... Nel senso che quando, per esempio, a me mi viene mandato il materiale cirillico, piuttosto che fonti arabe, piuttosto che asiatiche, cioè quello che tu devi fare è quello di tentare di sforzarti il più possibile di rendere il loro lettering che abbia gli stessi presupposti del titolo di testa originale. Voi avete visto quella scritta di Harry Potter che è passata, in realtà tutti quanti per un attimo abbiamo pensato che fosse il titolo che avevamo visto al cinema, in realtà lì è stato ricreato il fulmine, è stato ricreato tutto, e a me mi viene mandata soltanto la scritta dalla Warner, normalmente, tra l'altro dalle localizzazioni della Warner, quindi dai vari paesi dove la Warner ha le sue sedi.
e quindi in quel caso non inventiamo, nel senso che cerchiamo di entrare in quel percorso, troviamo i materiali con i quali è stato fatto il primo titolo, troviamo un modo per rappresentare e per poter entrare nel titolo. C'è anche un altro problema, che quando tu hai dei titoli in animazione, voglio dire un titolo che zooma, che viene in avanti eccetera, se la parola è molto più lunga hai anche il movimento che devi adattare, anche i tempi di quel movimento, quindi il lavoro è molto complesso. Ma una volta che noi lo facciamo, viene intanto rimandato in America normalmente per vedere se funziona, se per loro è giusto quello che stiamo andando a fare, e dopodiché viene mandato nelle varie facility del mondo. Quindi quello che ti dico, non c'è un'operazione iconografica e storica come quella che tu pensi, è un altro lavoro, è un lavoro da artigiani, è diverso, però molto complesso, molto complesso. Io ti dico che ci sono veramente tante società che hanno provato a fare questo lavoro, ma è difficile, anche perché tu la prima cosa che devi andare a cercare di capire è qual è il lettering che hanno usato. E in più, se non lo trovi per n motivi, lo devi andare a ricreare, ridisegnare, e disegnare un lettering, provateci, non è una cosa proprio semplice. No, e poi scusami Francesca, non è solo il lettering, ma è anche l'effettistica che c'è dentro, sì, il lettering, perché se c'ho un'estrusione del carattere o c'ho un effetto rilievo o c'ho un materiale che è stato disegnato nel logo originale, io lo devo ricreare, quindi mi devo trovare esattamente com'è. Quindi devi avere una competenza anche su tecnica, su come ricreare quel logo e ridare quella sensazione, e tra l'altro che sia leggibile in quella lingua. Quindi, adesso vedete tra brevissimo al cinema il Grande Gatsby che stiamo preparando. E vi dico che la difficoltà di questo film, al di là del titolo che vedrete, che è diciamo un titolo fatto in stereoscopia, e qui anche questo è un tema molto bello nel quale ci sarebbe molto da parlare, no? Tutta la parte della tridimensionalizzazione dell'immagine, e ci sono una serie di lettere in questo film, e le lettere sono scritte a mano dal protagonista. Beh, nell'arco di 24 ore ho cercato quelli che erano i calligrafi più importanti che lavoravano in Italia e che potessero in qualche modo riprodurre la stessa scritta in lingue diverse e collocata all'interno del film, con tutta l'effettistica che poi vedrete. E la cosa difficile è che tu devi parlare col calligrafo, ma non puoi mandare pezzi del film, perché i film non si possono vedere, non possono girare prima che non siano già stati presentati nelle sale. Quindi devi oscurare tutto il film, devi mettere praticamente dei sistemi di protezione sul fotogramma, e dopodiché trovi questo maestro che in qualche modo riesce a riprodurre, in questo caso sono proprio dei calligrafi, la scritta, e che poi vedrete al cinema. Il film finisce con questo titolo che parte tridimensionale, quindi c'è tutta la tecnologia moderna, tutta la stereoscopia, e torna e chiude su un'immagine bidimensionale vecchia del film, che vedrete che appunto è spuntinata, balla, e finirà in questa, finisce in questa maniera un po' particolare. Quindi questa è una cosa che vedrete tra breve, come dire. Ecco, domanda. Io ho una domanda più alto spirito, così, mi viene in mente un film, The Holiday, L'amore non va in vacanza, del 2007, la protagonista Amanda fa il vostro lavoro, e vi chiedevo se anche voi, vivendo la vostra realtà, la vivete a Tiger. Non so se... Cioè, la viviamo a trailer, dici? Sì, cioè, nel vedere già rappresentato come andrebbe rappresentata la scena, se fosse un... Oh, questo sì, sempre. Cioè, questo voglio dire, per me, io ripeto, a volte mi prendono per matta perché io guardo per terra, guardo i muri,
in metropolitana, a volte col telefonino fotografo delle cose che la gente dice: ma guarda questi che hanno sporcato tutto, e io purtroppo ho queste mie questo mio amore per quello che vedo, e che ripeto che è il linguaggio di tutti i giorni, è il linguaggio che siamo abituati. Cioè, a me mi diverte vedere il menù del ristorante come vedere la locandina, e poi il tuo cervello, in base a tutte quelle che sono le forme culturali, agli studi che hai fatto, a quanto tutto sommato nella vita ti sei creato un tuo mondo, e rileggi tutto, cioè serve tutto. Io dico, ogni cosa che noi facciamo serve, cioè è questo il... Cioè, c'era una vecchia pubblicità, no, che diceva: prova a guardare in alto, cioè proviamo ogni tanto ad elevare il nostro sguardo oltre a quello che è sfiorare tutto. Siamo abituati ormai a consumare tutto, cioè se voi stasera vi mettete a casa e pensate di vedere un film, mettetevi là, provate con una matita a disegnare una locandina, no? Come le persone avrebbero, tra virgolette, pensato qual era il concept su tutta questa cosa. Questa secondo me è la cosa che noi non facciamo, ci facciamo un po' sfiorare troppo dalle cose, e questo che può essere da una parte appunto molto divertente, perché poi alla fine anche questa è la vita, però dall'altra devi trovare degli spunti. E certo che in questo momento per me voi siete un trailer, cioè vi vedo così, vi vedo tanti, sono felice, sto qua perché mi fa piacere, ecco, di poter in qualche modo dire che ci sono tante cose da poter fare. Cioè io penso il disorientamento delle persone quando si trovano di fronte a una scelta scolastica da dover fare, io lo capisco perfettamente, eppure di strade ce ne sono tante, ma che sono difficili da essere percorse. Insomma, io personalmente dico, il lavoro che facciamo è molto bello, è molto appassionante e ti coinvolge, quindi è chiaro che cioè, la cosiddetta deformazione professionale, cioè riporti tutto a quello che devi fare. Vedi un film, io la prima cosa che faccio dico: ah, ma com'è la locandina? Ah sì, bella, brutta, funziona, non funziona. Quindi è tutto un po' così. È un bellissimo mestiere, per cui sei coinvolto sempre, 24 ore su 24, quindi sì. Comunque è un mestiere, tra l'altro, di grande umiltà. Questa è una parola che noi non usiamo più, però è una parola importante. Cioè, quando tu ti trovi di fronte a un regista che ha impiegato la sua vita e che in qualche modo ha vissuto per quell'idea che magari ha covato dentro di sé per anni e poi è riuscita a farla, io credo che sia impensabile che qualcuno cerca di mettere davanti se stesso la sua creatività. Noi abbiamo una creatività a servizio dell'opera, e questo è una cosa importante, perché se io volessi fare la creativa in assoluto farei quadri, ma io non voglio fare questo. A me mi piace fare comunicazione, che è un'altra cosa. A me mi piace comunicare quell'elemento che è il film all'interno... È successo qualcosa? No? Mi piace comunicare quell'elemento all'interno proprio di spazi che, tra virgolette, ormai siamo abituati a cercare, per trovare, non so, il trailer, per trovare il teaser, per la locandina, in qualche modo per entrare dentro quel mondo. Di solito la linea editoriale della produzione non è la stessa della regia. Capita. Ci sono contrasti spesso con la regia. Beh, sì, poi... sì, ci sono contrasti. Ci sono chiaramente opinioni diverse, contrasti tra distributore che vuole distribuire il film nel territorio, la produzione che ha pagato, ha messo i soldi, e il regista che invece ha la sua idea artistica, per cui sicuramente c'è... Ci possono essere contrasti, non sempre, però poi alla fine alcune volte si riesce a fare un ottimo lavoro, altre meno, altri ascolti il regista perché si impunta e vuole quella immagine, altri come tutte le cose bisogna essere bravi
però almeno cerchiamo di contenere i danni, nel senso che al di là di questa problematica che non possiamo risolvere né io né Maurizio, perché comunque voglio dire antica come antico il cinema, in realtà secondo me i danni si potrebbero risolvere dal punto di vista di questa comunicazione così a volte slegata. Ecco perché noi siamo qua insieme, nel senso che voglio dire è inutile coinvolgere tante professionalità in momenti diversi del film e non fare un processo omnicomprensivo poi di tutta la parte del merchandising di fronte del film, e che in qualche modo fatto una volta è anche quasi antieconomica a volte quello che viene fatto, perché poi ci lavora Maurizio, ci lavoro io, ci lavora un altro, questo non crea, voglio dire, un'energia positiva intorno a questa cosa, ma crea secondo me tanta confusione. In realtà, voglio dire, si potrebbe arrivare a una economia di risparmio, ma con diciamo un lavoro preparatorio che vede tante professionalità importanti dietro al film e il tentativo di legarle in maniera ripeto, io non amo neanche firmare le cose che faccio, amo che la firma è il film stesso. Ed è mi dicono che devono mandare la pubblicità. Manda. No, nel senso che no, scusate, io parlerei per altre 4 ore dell'argomento e di quello. Non avete fatto tante domande e questo è sbagliato, ragazzi. Dovete osare chiedere di più, perché noi adesso torniamo e quando ci rincontriamo? Prossimo anno? Però va bene uguale. Noi dobbiamo. Avete un anno per prepararvi le domande? Breve. Quanto tempo ci vuole per fare una locandina, un trailer? Cioè. Allora, per quanto riguarda la locandina è variabile, varia da urgenza anche 3 giorni fino a mesi. Perché? Perché il film esce fra 6 mesi, quindi il regista dice bello, però ci penso, poi cambia questo, cambia quello, insomma andiamo avanti per 6 mesi. Però ci si può mettere veramente anche 3-4 giorni, nel senso è un processo, è molto variabile. Il trailer è lo stesso discorso, perché se i tempi sono stretti uno lavora in modo più serrato e sei costretto anche a decidere, se no cambia questa sequenza, metti quest'altra e si va per le lunghe. Insomma, noi abbiamo avuto progettazioni che sono durate mesi e progettazioni che sono durate 3 giorni. Maurizio, aspetta. Ma quanto costa fare un film? Tanto. Tanto. Più che altro bisogna trovare qualcuno che finanzia il film. Se vuoi essere, devi cercare qualcuno che finanzia il film, più che dire quanto sì, costa tanto, ma qualcuno che crede nel progetto che presenti, quindi presentare un progetto e poi far trovare i soldi. Qual è? La spesa maggiore del fare il film, penso il girato, credo che sì. Sia attori, girato, cioè il momento quando in cui vi raccontavo la storia del treno è importante, perché esiste una cosa che è quella della preparazione giornaliera del film. Ogni giorno viene fatta una scena, esiste una cosa che si chiamano i giornalieri, che vengono portate nelle varie facility e per vedere che cosa è stato ripreso quel giorno. Perché questo? Perché il costo è talmente alto che riprodurlo un secondo giorno, se qualcosa non è andata bene, è un grande problema per la produzione, che tra l'altro c'ha anche un timing abbastanza serrato, e quindi quel giorno tutti tentano di garantirsi che quello che è stato girato è a posto. Ecco perché vi parlavo del treno di Technicolor, dove venivano sviluppati i giornalieri per vedere se tutto era andato bene, e questo treno si muoveva per seguire il film. Oggi tutto questo è un'altra cosa, cioè ci arrivano i file, ci arrivano una serie di cose, però
la giornata di lavoro, gli attori, la scenografia, le competenze, le maestranze messe in piedi sono tantissime e quindi ogni giorno di un film costa tanto. Un'altra parte molto costosa sono tutti VFX, perché cosa si pensa? Che tante volte pensano, dice, vabbè, questo è venuto male, però... VFX intendi? Gli effetti speciali. Dice, questo è venuto male, però poi dice, sai, lo sistemiamo in post-produzione. Ecco, abbiamo dovuto sistemare cose di tutti i tipi, mettere i capelli agli attori che non ce l'avevano, fare cose veramente assurde, che a volte hanno dei tempi e dei costi che sono veramente importanti. Basta. Sì, mi dispiace interrompere, però i nostri ospiti hanno il treno a breve, quindi devono raggiungere Venezia Mestre. Allora, io chiederei soltanto una cortesia da parte vostra. Visto che abbiamo avuto l'occasione di avere due personaggi poco noti, no? Poco noti. Però sicuramente dei grandi personaggi che è difficile incontrare quotidianamente, un applauso...